È nata lo stesso giorno della principessa Leonora d'Aquitania, di Marco Travaglio, di Margaret Thatcher, il che dimostra che l'astrologia è una mezza cavolata. Signore e signori, Camila Radzovic! 1, 2, 3, 4! In diretta fino alle 19 anche in questa domenica. Allora, va bene. Allora, tra pochissimo verrà a trovarci un giovane globetrotter che ha girato per 8 mesi l'Asia zaino in spalla. Qua finisce la nostra anteprima, ma il nostro viaggio è solo cominciato. E adesso andiamo a scoprire qual è il nostro prossimo ospite qui al Kilimangiaro. 27enne, giovanissimo ingegnere, e è appena tornato da un giro che ha fatto in Asia per 8 mesi, zaino in spalla. Diamo il benvenuto ad Alessandro Casuccio. Alessandro, giovanissimo, l'ho appena detto, tu insomma, ti laurei in ingegneria a Milano, al Politecnico, addirittura trovi un lavoro in una multinazionale, guidi una cabrio, cioè voglio dire, hai tutto quello che un ragazzo della tua età potrebbe desiderare. Potrebbe, esatto. E invece? E invece ti dico, quel momento sto vivendo la mia vita basata su degli schemi che un po' ci obbliga, ecco, questa società abbastanza capitalista. E me l'hanno sempre venduta come il pacchetto per la felicità, ecco, la formula della felicità. E sinceramente non mi ci ritrovavo. E quindi ho deciso di licenziarmi, vendere la macchina, lasciare la casa, impacchettare lo zaino e partire. Sì, una scelta abbastanza controversa, visto il momento storico, no? Di questa. Ecco, nel frattempo sono comparse alcune foto che ti rappresentano, quindi un po' il tuo album personale. Poi capiremo meglio di che cosa si tratta. Quindi dicevamo, una scelta veramente originale in un momento storico così delicato per il nostro paese. Però insomma, tu molli tutto e decidi di andare in Asia, esatto, veramente alla ricerca della felicità. Ma perché in Asia? Ti dico, l'Asia è stato un posto che mi ha sempre affascinato, soprattutto per la semplicità di queste persone, di queste culture, da un lato dovuto alla religione, comunque al buddismo, all'induismo che... C'è da dire che tu, scusami se ti interrompo, che tu avevi già visto veramente tantissimo mondo, no? Tu eri già stato... Oddio, ci ho provato. Beh, insomma, Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Spagna, insomma, mi sono dato da fare, ecco. Quindi a un certo punto ti mancava l'Asia e parti. Sì, sì. Va bene, vediamo insieme innanzitutto in grafica qual è stato il tuo giro, perché così ci rendiamo conto meglio. È durato, adesso poi ce lo dirai. Allora, parti da Milano. Parto da Milano e atterro a Kathmandu. Mi sono fermato un mese... In Nepal, poi dalla Thailandia, Cambogia, Birmania, e ritornato in Thailandia, e ci sarebbe anche 3 mesi in India, vabbè, e poi ho fatto il ritorno appunto a Roma. Ma insomma, un bel giro. Esatto. Diciamo che non ti sei fatto mancare niente. No, devo dire di no. Alex, quanto è durato questo giro? 8 mesi. E da buon ingegnere, avendone uno io in famiglia, conosco gli ingegneri, ti sei pianificato tutto prima, immagino, oppure sei andato un po', diciamo, come si suol dire, si vola a vista? Come hai fatto il tuo viaggio? Ti dico, il primo mese io avevo programmato tutto, ogni giorno sapevo dove dovevo andare a mangiare, cosa provare, i luoghi da andare a visitare, eccetera. Poi mi sono reso conto che non era il tipo di viaggio che volevo. Grazie soprattutto a un ragazzo che conobbi in ostello, lui mi disse: guarda, your plan is no plan, that's a good plan. Okay, cioè, quindi... il tuo piano è non avere piani, e questo è un ottimo piano. E quindi da lì veramente mi sono lasciato trascinare da questo viaggio e da tutto ciò che mi capitava. Senti, come ti spostavi allora senza piano, senza avere un piano e senza averlo pianificato? Com'erano i tuoi mezzi di trasporto? Puramente mezzi di fortuna. Io andavo, mi spostavo in autostop, a piedi, in autobus locali, a volte anche seduto proprio sopra i tetti, no? Con i treni, e quindi diciamo un po' di tutto, quello che trovavo a portata di mano. E dove dormivi?
Allora, dormivo in ostelli principalmente, poi con me avevo sempre una mia amaca e quando potevo in giungla o anche per strada la appendevo e dormivo tranquillamente lì. Senti, adesso voglio fare vedere a casa un filmato tratto dal tuo blog che è molto carino, il tuo blog si chiama Alex Wanderlust, ok? Però prima voglio sapere quanto è costato questo giro di 8 mesi per l'Asia? Circa 5.000 euro. 5.000 euro 8 mesi, quindi... Sì, il mio budget era sui 10 euro al giorno, quindi compreso di assicurazione, anche biglietto aereo. Meno che stare a casa comunque, mi sembra di capire. Va bene, andiamo a vedere il tuo filmato tratto dal blog delle tue facce in giro per l'Asia. A sinistra quelli che scorrevano erano i tuoi giorni di viaggio? I giorni, esatto, e anche i luoghi dove mi trovavo. Ok, allora Alessandro, un altro posto che ti ha colpito, che ti è rimasto nel cuore, è stato a Varanasi. Sì. Stiamo parlando di India, città sacra dell'India lungo il Gange. Mi dici perché? Ma guarda, Varanasi è una città che porterò sempre nel cuore, perché non so come e non so proprio perché, quando sono arrivato ho sentito questo senso di ritornare a casa, come se stessi ritornando a casa dopo tanto tempo. E in più Varanasi, ecco, concentra l'essenza dell'India, da un lato perché è controversa come l'India, è puzzolente, è profumata, è odorata, è oscura, è colorata, insomma, di tutto e di più. Tra l'altro è un posto veramente sacro e importante perché esatto, è lì dove la maggior appunto, parte degli indiani va a morire. Il Gange, infatti, il Gange che è il fiume è il più avvelenato. Esatto, è più avvelenato, ma allo stesso tempo è il più venerato. Esatto. Okay. E senti, quindi... Ed è un posto dove appunto gli indiani molto sacro perché loro vanno lì a morire. Sì. Benissimo, un altro posto che ti ha colpito in modo particolare è il Myanmar. Myanmar, ci andiamo un attimo insieme, poi mi dici perché. Andiamo. Into the darkness, in a nasty world, so shine a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why. First. Alessandro, sopra queste meravigliose immagini del Myanmar c'era un pezzo, non è un caso, no? Era un pezzo di Ben Harper, Diamonds on the Inside, quindi diamanti dentro, e c'è una frase molto significativa di questo testo che dice: sii certo che il destino che tu cerchi è il destino di cui tu hai bisogno. Tu hai trovato quello che cercavi in Asia? Assolutamente sì, io trovo la formula per la mia felicità e devo dire di averla trovata. E guarda, te la posso sintetizzare in tre parole. Semplicità, quindi essere anche molto umili e accettare ciò che abbiamo ed essere appunto felici di questo. Essere sempre positivi e soprattutto sorridere. A me è capitato di passare certe situazioni non facili e me la sono cavata con un sorriso. E quindi penso sia il miglior modo per vivere la vita di tutti i giorni. Assolutamente d'accordo, però Alessandro, diamo una controindicazione a casa. Cioè, se c'è una cosa che dovresti dire dell'Asia che non ti è piaciuta, faccio un po' la guasta festa in questo momento. Una roba, una controindicazione, un qualcosa a cui stare attenti, una cosa che non ti aspettavi. Guarda, una cosa che mi aspettavo, ma che comunque capita un po' a tutti, sono le malattie, che è molto facile appunto caderci. Io ho avuto 2 settimane la dissenteria in India, ad esempio,
e quindi consiglio a tutti. Beh, la diarrea del viaggiatore però è una roba capita. Cioè non sei un viaggiatore se non hai avuto la diarrea. Esatto. Mi dispiace perché a casa magari stanno facendo merenda, però è una roba pratica che va detto. Sì, ma infatti ci sono però delle precauzioni. Bere sempre acqua in bottiglia, non mangiare frutta e verdura cruda. Esatto, io comunque l'ho fatto, però beh, faceva parte dell'esperienza. Va bene, Dario, di... Scusi, sei te quello che ha mollato il lavoro sicuro da ingegnere per andare a farti un giretto in Oriente? Cioè, c'è Landini che ti vuole mandare a quel paese, c'è Landini che ti vuole parlare. Ma cosa c'entra? C'è il lavoro, se ne va. Ma guarda che carino che risponde anche Alessandro, pronto? Sta anche da retta. Anche vabbè, ma invece chiusa, fanno la nuova generazione, fa bene, va a cercare fortuna anche altrove. Ma si è fatto bene, ma che se ne frega. Va bene, allora Alessandro, io ti ringrazio moltissimo. Grazie, bocca al lupo per la tua esperienza, per i tuoi viaggi futuri. Mi raccomando, tienici informati a noi del Kilimangiaro. Noi ti seguiremo sul tuo blog Alex wanderlust.weebly.com. Bravissimo. E invece adesso allora vieni con noi. Noi perché l'arcipelago norvegese, al di là del circolo polare artico, è stato censito dal National Geographic come uno dei posti più belli al mondo. Andiamo alle isole Lofoten.